Ansia con attacchi di panico, ma anche depressione e disturbi alimentari, fino ad arrivare ai percorsi che portano inevitabilmente alle dipendenze, con tutti i sintomi comportamentali del caso. Ci vogliono i numeri per fare una fotografia che dia contezza dello stato di salute di bambini e ragazzi e Maria Concetta Falivene, garante per l'infanzia, ha le idee chiare in materia. Istituzioni e associazioni sono al lavoro per i minori. Sono emersi dati critici di un fenomeno in aumento per quanto riguarda la fragilità psicologica dei nostri ragazzi, che ovviamente si riflette su tutte quelle che sono gli innesti dall'anoressia, disturbi alimentari, l'assunzione di droga, le dipendenze dei social. Insomma, abbiamo un quadro importante. Poi l'altro, che questo è un tavolo che vuole esaminare, è anche le problematiche ovviamente proprio sanitarie, bambini oncologici. Abbiamo l'opera eccellente di Tumini per quanto riguarda i bambini diabetici, che ne abbiamo circa 700 in Abruzzo. È da considerare che i genitori purtroppo sono poi prigionieri di un sistema in ambito scolastico che devono sempre gravitare intorno ai figli per problemi che possono avere all'interno scolastico, invece dovrebbero essere tutelati stesso, svincolati da questo. Una nuova indagine che serve a colmare le lacune della precedente avviata nel 2015 e che interesserà l'intero segmento di riferimento da 0 a 17 anni di età. Abbiamo anche problemi per quanto riguarda l'aspetto cardiologico dei ragazzi, ci sono casi di morti improvvise e quindi un'analisi complessiva. L'analisi che verrà portata avanti in questi mesi, inoltre, riguarderà anche gli oltre 7.000 bambini diversamente abili che risiedono in Abruzzo. L'occasione sarà indispensabile per analizzare anche il codice del diritto della persona di minore età alla salute al servizio sanitario, redatto nel 2020 da tutti i garanti dell'infanzia regionali. Siamo il primo tavolo regionale a livello nazionale che affronta in modo concreto la tutela della salute, e ribadisco, dei nostri ragazzi, e un richiamo alla responsabilità genitoriale. E sulla raccolta dei dati saranno osservate regole rigorose. L'inserimento in un'apposita griglia di valutazione sarà garantito da metodologie altrettanto severe. Il fine è quello di comprendere l'universo giovanile in modo da favorire diagnosi e prevenzione prima che insorgano patologie più complesse.